l'Ampi di Monte Belluna ha espulso una mia collega Laura Cuppato perché ha fatto campagna elettorale per il sì. Allora, prendo questo spunto per dire una cosa: una delle ragioni per cui io voto questa riforma, l'ho votata e l'ho sostenuta, è che questo paese vive una crisi profonda nel rapporto tra i cittadini e le istituzioni, vive una crisi profonda rispetto alla credibilità delle istituzioni. C'è una distanza tra i cittadini e la politica che fino a 6 mesi fa tutti denunciavano con grande ardore. E noi abbiamo fatto la scelta più seria, abbiamo fatto la scelta di provare a ricostruire un patto tra i cittadini e la democrazia, dando l'idea, il messaggio che la politica è capace di cambiare, che le istituzioni possono ricostruire una credibilità, che la prima parte della Costituzione oggi ha bisogno di modificare la seconda parte della Costituzione per avere strumenti più utili e importanti per realizzare la prima parte, che per molti versi è vero, resta lettera morta. C'è un problema, è il contrario di quello che ci stanno dicendo. La crisi democratica c'è già, perché quando votano il 50% dei cittadini vuol dire che già c'è una sfiducia, una crisi della partecipazione, una crisi della credibilità delle istituzioni. La crisi c'è già, per questo dobbiamo intervenire. Non fare niente io penso sia sbagliato e pericoloso. Seconda ragione, perché io penso che il Parlamento, anche qui, altro che il governo che ha più potere, io penso che questa riforma serva a ridare centralità al Parlamento, perché oggi il Parlamento o è un Parlamento che lavora sulla navetta e ha tempi di approvazione delle leggi lunghissimi, ma soprattutto è un Parlamento che quando bisogna fare le riforme, quando un governo, un qualunque governo in questi anni ha dovuto affrontare il tema di fare le riforme, di dare risposte in tempi brevi al Paese, è stato espropriato di una parte importante della discussione, perché si è agito con i decreti legge che non erano stati fatti per questo, si è agito con i voti di fiducia. Noi dobbiamo restituire centralità al Parlamento. Questo vuol dire dare la possibilità al Parlamento di legiferare anche in tempi più rapidi, senza che ci sia da parte del governo quella modalità del decreto e della fiducia che sicuramente ha reso il Parlamento meno libero di funzionare. Ritorniamo a ridare centralità al Parlamento. L'ultima questione è stata già evocata da... Io penso che noi abbiamo bisogno, i due interventi che mi hanno preceduto vanno in questo senso, di uscire di qui e spiegare cosa cambia nella vita dei cittadini. Massimo Ferlini prima ha spiegato che cosa cambia, può cambiare per la vita delle imprese che devono fare un carico speciale da Milano fino in Sicilia e non dovranno più fare un permesso diverso e avere oneri burocratici diversi per ogni regione che attraverseranno, per le cose che raccontava lui prima. Io aggiungo, cambia per la vita per i cittadini. Noi siamo privilegiati, ma dire, come dice questa Costituzione, che lo Stato garantisce che i cittadini su tutto il territorio nazionale abbiano lo stesso diritto di cura, lo stesso diritto alla salute, lo stesso diritto alle prestazioni, e che se una regione non è in grado di garantirle interviene lo Stato, è una cosa importante. E dire che un giovane che prende il diploma di un corso di formazione regionale in campagna lo può usare anche a Milano, cosa che oggi non succede, perché ognuno ha i suoi corsi di formazione, i suoi diplomi li possono usare solo nella regione, vuol dire dare un'opportunità di più a tanti giovani. Cambia la vita delle persone. E voglio dirlo e chiudo. Forse non è una rivoluzione questa Costituzione. Il punto è che
Un altro degli inganni che circola è che si vota no e poi se ne fa un'altra. Se si vota no non cambia niente e per molti anni non avremo più l'opportunità che questo paese ha adesso. Grazie Franco, adesso passiamo.